Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Mi chiamo Palaccini e vengo da Foggia. Sono Vittoria Bertole e vengo da Asti. Mi chiamo Zenaide Carbone. Sono Teodoro Cosma e vengo da Bra, in provincia di Cuneo. Mi chiamo Puni Prumjosing. Mi chiamo Katrina Striano e vengo da Torino. Chi? Aldo Moro. Aldo Moro? È un cantante. Cantante? Una persona. E boh, avrà fatto tante cose belle nella vita, tipo scrivere. Tutti scrivono tanto. Era un politico italiano? Ho vissuto l'operosità al massimo. Non so neanche il significato. L'operosità? Non la so. I ragazzi oggi hanno lavorato con operosità, sono stati produttivi. Le persone che vanno all'artistico hanno molta operosità, nel senso che hanno molta creatività e quindi loro sfruttano questa loro creatività per fare delle opere. Il rapporto con mio papà, perché non ci vado molto d'accordo e vorrei andarci più d'accordo. Il carattere, perché sono un po' vanitosa. Molte cose. Tra la famiglia, tra la scuola e tutte queste cose qua. Avrei cambiato più certe cose. Vorrei aver scelto un'altra scuola. Sono stato bocciato a scuola per mia volontà, perché volevo cambiare classe, compagni di classe. E questo principalmente me lo sto pentendo amaramente. Va bene tutto. Perché dovrei cambiare la vita? Cioè, io va bene così. Risolvi il seguente problema. Signor. Se per far cuocere un uovo alla coque. Se per far cuocere un uovo alla cocca occorrono 3 minuti. Quanti minuti ci vorranno per farne cuocere 3 contemporaneamente? Se un uovo ci mette 3 minuti, 3 contemporaneamente sono 9 minuti. Un minuto e mezzo. Sempre 3 minuti. Sempre 3 minuti. Contemporaneamente 3 uova vuol dire che metto 3 uova nella padella, questa è la padella, metto 3 uova, sempre 3 minuti. Questa è semplice, la base della matematica la so, 3 per 3 è 9, quindi 9.